esatto, lì. Gli anni ormai c'è iniziato, oltre a Palagia, di buon calcio. Quindi da quest'anno ci sono alcune novità. Siamo orgogliosi perché insomma siamo giunti alla 16ª edizione sul progettino sbagliato. Quindi questo è, ecco, siamo sempre esseri umani. Gli esseri umani si fa. Come bella idea. Quindi niente, siamo presentati a questo torneo perché veramente ormai è diventato un appuntamento fisso e importante. Avevamo avuto una piccola flessione negli anni 2011-2012 quando era stato un po' difficile anche organizzare per tutte le situazioni che tutti sapete, da quest'anno. Diciamo che il torneo si chiama proprio di tutte le categorie dal 2008 fino alla 20 professionista. Quindi c'è un torneo che già avevamo presentato l'anno scorso, che quest'anno, diciamo, l'anno scorso abbiamo visto dilettanti professionisti e quest'anno è quasi interamente professionisti, è stata un'eccezione del Ponsacco. Di casa e per questo poi ci sono gli altri tutte le squadre che faranno parte a questo che avranno della parte a questo livello. Si parla di 42 società, 83 squadre, circa 150 partite che giocheremo sul stadio finale dal 28 di aprile al 28 di giugno, dove sfideranno circa 1500 atleti. Questi sono i numeri del torneo Città di Pisa. Io ho lasciato per ultima questa cosa perché, come vedete, ha una novità. Il 16esimo torneo Città di Pisa non si chiamerà più 16esimo della città di Pozzano, ma avrà tanto un nome dove diciamo anche con il padre abbiamo parlato, perché credo che è un ragazzo di sport, un ragazzo che faceva tennis, quindi magari non è per questo che è qui, ma è proprio perché era un ragazzino di sport e quindi credevamo giusto che la migliore permanenza del, diciamo, del palcoscenico con Sacchino Giovanni portasse il suo nome. Quindi nulla togliere a nessun altro che ha parlato al calcio, dove poi le varie categorie hanno le loro diciamo, serie di assegnazioni. Ma è di un ragazzo dove, che faceva sport e quindi amava la vita. Questa diciamo, è stata l'incontro che con Claudio abbiamo fatto. Quindi da oggi il torneo Città di Ponsacco si chiamerà, avrà la dimensione degli anni che diciamo degli anni che abbiamo fatto, più Cesare Mio, che va per il 16esimo torneo Città di Ponsacco, Cesare Mio, che si dovrà fare. Quindi quando lo sentiremo, nelle varie didascalie, poi probabilmente il posto giusto a dirlo, faccio solo la presentazione, ho fatto una breve storia della didascalia di quello che era il torneo Città di Ponsacco, perché la Città di Ponsacco nasce negli anni 90, fine anni 90, nel 90 arrivò la prima edizione con il Genoveffa Rinieri, ricordiamo anche il Genoveffa Rinieri, poi sostituito da Città di Ponsacco. Quindi è dal 1990 che il settore giovanile di Ponsacco, quindi anche chi prima di me organizzava i tornei, che
facciamo, quindi quasi 25 anni, se facciamo una luce lucente. Niente, io anche qui volevo ricordare a quelli che sono stati un po' predecessori, perché credo che quando si sviluppa questa una mole di gare in questo modo, con tante atleti che ne prenderanno parte, credo che tutti i vari personaggi importanti in Mozzarto devono essere ricordati. Vogliamo credo che sia in modo giusto, no? Tra virgolette allevatore di ragazzi. Infatti Florindo, che è stato presidente da tempo del settore qualità, che ha portato l'innovazione della forma del torneo in città di Mozzano. Florindo fa delle rimane che tutti conoscete, insomma, che accosta il calcio con Sanchino in alcuni anni penso che non lo potevano accostare a Maris, e Ferri Filando, qualche di voi magari non l'avete ben conosciuto, ma con la sua spassionata voglia di far del bene, di dare il proprio contributo, ha sempre partecipato all'attività del Mozzarto. Colgo anche l'occasione per dire che il torneo ha una piccola permessa del 25 aprile, dove che non è considerato una città di Mozzarto, però il 25 aprile ci sarà un torneo sempre allo stadio comunale di Mozzarto con 11 formazioni che si sfideranno nel 2024 e si sfideranno fra la mattina e il pomeriggio, quindi dalla mattina alla sera, mentre nel campo del 15 ci saranno anche qualche formazione di predatore che daranno in campo. Questo è il quadro. Ha già detto perché il torneo, il sedicesimo torneo città di Mozzarto sarà intitolato a mio figlio, ma anche se giocava a tennis, in effetti è così, ma i primi calci li ha dati qui alle Menotti, giusto? E quindi meno male un po' di pallone l'ha vista anche lui. Poi perché? Perché mi piaceva che ci fosse questa memoria. Tutto sommato quando va via un figlio prematuramente devi cercare di preservarne il ricordo, no? Non tanto in casa nostra, perché in casa nostra è vivo, ma anche fuori, e visto che siamo un piccolo grande paese, tutto sommato chi più chi meno conosceva lui o attraverso di me o attraverso mia moglie, quindi mi è sembrato giusto proporre questa cosa che è stata accettata ben volentieri da Alessandro, quindi questo lo ringrazio pubblicamente, perché per me vuol dire tanto, anche se sembra poco, e vi ringrazio anche di essere qui presenti ad ascoltarmi. Grazie. Grazie.
che il calcio è un sacco, grazie ovviamente anche a questa più organizzata società, sta vivendo una stagione memorabile, importante, come vuole i tempi, ha riportato questa passione e credo che alla fine è un momento anche di gioia complessivo a livello sociale per vari motivi. Sicuramente questa vicenda tutta sportiva ha però contribuito molto a rafforzare un po' il senso di identità, se vogliamo, di appartenenza della nostra comunità, perché poi diciamo che francamente tutti abbiamo trovato un sacco, però abbiamo anche riscoperto il valore dello stare insieme, della società che ha un sacco, memorabile ovviamente la finale a Firenze, che è stata, come dire, senso umano da parte di tutti indipendentemente dal risultato, e questa è la cosa, se vogliamo, anche più bella. Però diciamo questa di oggi credo sia anche l'occasione ovviamente per i contendenti lavori, no, ma per gli altri, sicuramente sentiamo le iniziative anche ovviamente all'esterno, per far capire che la forza di una società, una squadra non sta soltanto diciamo nei risultati e nella capacità organizzativa riferita alla prima squadra, che ripeto è fondamentale perché è l'elemento che dà più gusto e fa da attrarre, ma solo a partire dai numeri, prima Malluti diceva all'inizio di questo torneo, di tutti coloro che parteciperanno, questo impegno, anche questo è davvero enorme, perché sono messi da mondiale, una fase di organizzativa così impegnativa, fa anche capire appunto che questa società e quindi la realtà calcistica che ruota intorno al Consacro Calcio è una realtà molto solida, molto forte, organizzata, che evidentemente punta molto sui giovani, come credeva essere oggi, che gestiscono la società, ma questo dà anche, credo, maggiore spessore, se vogliamo, sociale al calcio, a un sacco e a questa società. Quindi per una messa del pubblico credo che questo sia un elemento in più, no? Perché è chiaro che una squadra fa crea visibilità, dà immagine, dà un certo ritorno e quant'altro, però ecco, per sapere e vedere che la stessa è così organizzata e strutturata anche per il calcio giovanile, dia un valore in più. Questo permette anche a noi come amministrazione sostanzialmente di, come dire, giustificare ancora di più il sostegno che deve essere dato a questa società. Quindi io essenzialmente vi ringrazio, non solo per la stagione dei Maldini memorabile nel complesso, ma proprio perché si vede un impegno profondo che può essere letto solo da una. Possono, tra virgolette, usare, quindi sono ovviamente gli impegni che si portano avanti nella misura in cui c'è un'organizzazione, c'è una squadra, c'è una società, e c'è quindi questa voglia di esserci, di essere presenti e di dare opportunità ovviamente anche al settore giovanile. È ovviamente più che condivisibile tutte le scelte, comunque sarà anche ovviamente il discorso che è stato introdotto ovviamente anche sulla delega, diciamo, di questo torneo, cioè di questo è un legame ulteriore con la nostra realtà, con il nostro territorio, con i nostri ragazzi, quindi rafforza questa voglia, questa idea di investire, diciamo, sul settore giovanile legato appunto alla nostra realtà e alla nostra comunità. Quindi credo che sia una bella dimostrazione, una volta, una dimostrazione di sport, una dimostrazione di insegnamento sociale, quindi un'altra grande occasione per essere anche fieri e orgogliosi di questa bella realtà che riguarda l'interesse della nostra città a tutto tondo. Essenzialmente vi voglio soprattutto complimentare ancora una volta con la società, con le varie articolazioni ovviamente che all'interno ci sono, e oggi dimostrare anche il settore giovanile. Giovani veramente dalla parte strutturata organizzata, una bella prospettiva per i giovani, ma
passato, c'è